Cominciando dal volley, vincono Lube, Golden Plast e Menghi Macerata. Al via anche la 1 femminile. Lardini Filottrano sconfitta in casa da Scandicci. Vediamo il servizio. La Lube Civitanova vince anche a Verona e continua la corsa a punteggio pieno in vetta alla classifica. 3-1 contro una Calzedonia molto motivata e incisiva nel servizio, che è riuscita a strappare il primo set alla squadra di Medei. La Lube che ritrova a tutti gli effetti l'opposto Sokolov, per lui 22 punti, ma importante è stato anche il centrale Simon, 21 punti, e Quantorena con 15. Lube imbattuta in testa alla Superlega a pari punti con Perugia, e giovedì a Civitanova la sfida con la Sir Safety, che già vale il primato. In A2, girone bianco. Prima vittoria casalinga per la Golden Plast Potenza Picena. All'Eurosuole Forum la squadra di Rosichini si è imposta con il massimo scarto 3-0 contro la neopromossa Conad Lamezia. Vince soffrendo la Menghi Shoes Macerata contro Leverano. I ragazzi di Bosco vanno sotto 2-0 prima di entrare in partita e riuscire a conquistare due punti preziosi al tie-break. In A2 girone blu la Videx Grottazzolina sfiora l'impresa contro la corazzata Gas Sales. Si porta in vantaggio nella conta dei set, ma alla fine si deve arrendere a Fei e compagni al tie-break. Al via anche la 1 femminile. La Lardini Filottrano esce senza punti dall'esordio in campionato contro la corazzata Savino del Bene Scandicci. Dopo una prova a caparbia e una partita tiratissima, passano le ospiti per 3-1.